Oh, una mira infallibile. Potresti centrare una mosca al volo. Gli occhi sono limpidi come l'acqua del ruscello e io mi ci voglio tuffare. No, no, no! Dicevo per dire, non volevo tuffarmi davvero, ma io... Diego, non dovevi osare tanto. Ero sicuro che lei mi amasse, aspettavo da tanto tempo questo momento. Posso immaginarlo, però tu non sai che la memoria di Isabella... è legata a una terribile scena che la vide quando aveva solo 5 anni. E il tuo bacio le ha ricordato quel momento tragico, allucinante. Allora adesso mi odierà. Ma niente affatto. In quel suo ti vuole bene. Figuriamoci se non me ne voleva. Pazienza, Diego. Vieni con il biglietto bello. È l'ultimo, Mendoza. Ehi tu, che fai? Stavo facendogli prendere solo un po' d'aria, signore. Ora lo rimetto subito a posto, non dubitate. A posto che ci mettiamo noi, così imparerai a rubare. Il padrone mi ha incaricato di portare a spasso i conigli. Ve l'ho già detto, eccellenza. Ero a caccia di qualche donzella, poi siccome non se ne vedeva nemmeno l'ombra, ho cominciato a corteggiare le coniglie di Monsieur Boucher. Voi non potete immaginare, illustrissimo, la sensibilità e lo spirito di quelle bestiole. Una vera delizia, con quelle orecchie così lunghe e vellutate, quegli occhi così grandi e dolci, quel nasino in su. Sembravano chiedere aiuto e protezione. Io non ho potuto fare a meno di prenderne 3 o 4, ma così, solo per addestrarmi. 40, altro che 3 o 4. Io non so né leggere né scrivere, figuratevi un po' se so contare, eccellenza. Io sono un povero zingaro, sono un'anima semplice. Sei un maledetto zingaro, altro che un'anima semplice. È da più di un anno che mi rubate polli, galline e pecore. Ma questa volta, grazie al cielo, vi abbiamo colto con le mani nel sacco. Il sacco non c'era. Silenzio, fate silenzio! Anche voi, tornate ai vostri posti. Allora, avete altro da aggiungere? Col vostro permesso, sì, eccellenza. Avevamo fame. E con la fame non si scherza. No, no. Vero, piccolo? Con la fame, eccellenza, non si scherza. Fate silenzio! E poi noi i conigli li abbiamo restituiti tutti, vero? Ma sì, sì, eccellenza, certamente. Noi i conigli li abbiamo restituiti tutti. E quello che cos'è? Non è un coniglio, forse? Sì, è un coniglio. Lo scherzo del un coniglio. Un gioco. Attenzione. Sì. Un, due, tre. E voilà! Il coniglio non c'è più. Non mi incantate con questi giochi. Avete rubato e sarete puniti. Signore, la carrozza del maresciallo. Bassompierre. Ma l'aspettavamo solo per domani. Sono l'aiutante di campo del maresciallo Bassompierre, il prefetto del circondario, immagino. Per servirvi. Fermi. Prego, eccellenza. Grazie. Mio caro Boudoir. Vostra eccellenza si ricorda di me. E come dimenticare l'uomo che all'assedio di Bourget mi sacrificò la sua quota d'acqua? Vostra grazia giunge a proposito. Mi accingevo a giudicare questi volgari zingari rei di furto. Ma ubi maior minor cessat, quindi... No, mio caro Boudoir. Il mio verdetto non potrebbe in alcun caso essere più equo e più giusto del vostro. Troppo buono, eccellenza. E troppo onore alla mia modesta persona. Non merito tanto. Prego, prego. Ora proseguite nel vostro dovere. Un momento e sarò a vostra disposizione. Ammonito di altre più gravi sanzioni, decreto. 20 nervate
a carico di ogni zingaro colpevole. La seduta è tolta. Sempre noi siamo i colpevoli. Quelli no, perché vi gonfiano le tasche con i loro soldi. E questo sarebbe fare giustizia in nome del re? Ecco, guardate cosa ne faccio della vostra giustizia. Taci, Isabella, ti prego, taci. Vogliate scusarla, signori, ma è talmente giovane che non sa ancora quello che si dice. Ma se ne renderà ben conto da oggi. 20 nerbate non si scordano facilmente. Guardie, eseguite. Un momento, Boudoir, sospendete. Ma come? Voi conoscete quel cane? No. Io no. Strano, non è mai stato incline a simili effusioni, specialmente con gli estranei. Apparteneva al duca Jean-Jacques de Frissac. Lo raccolsi cucciolo insieme ai resti di quella nobile famiglia, massacrata dal barone von Nutter. Ma voi, se non sbaglio, vi chiamate proprio Isabella? Sì. Posso parlarvi, eccellenza? Parlate pure. Ma non qui. Boudoir, per cortesia, sospendete per un attimo. Prego, eccellenza. Approfittando dell'orgia degli alsaziani, riuscì ad abbandonare il castello e a rifugiarmi presso i diavoli, la mia antica tribù. Finora non ho mai voluto svelare a Isabella la sua vera origine. Forse ho fatto male a farla crescere e educarla tra noi, ma temevo troppo per la sua vita. Quindi Isabella si ritiene ancora una zingara? Infatti. Vi siete assunto una grave responsabilità, lo sapete? Sì, certo. Ma il pericolo era e resta grave. Se quell'anima dannata di von Nutter riesce a scoprire l'esistenza di una legittima erede di Chateau Salin, scatenerà il finimondo e cercherà di sopprimerla. Quello che volevo era preservarla da questo pericolo, sino a quando fosse stata in grado di difendersi e rivendicare i propri diritti. Una causa che nessuno ha mai voluto affrontare, nemmeno il re di Francia. Forse lo avrebbe fatto, se non fosse stato assassinato tanto presto. Oggi Sua Maestà Luigi XIII è in età minorile e per lui governa ancora la Regina Madre. Attraversiamo un momento assai tormentato, caro Melicor. Comunque sia, l'ultima dei De Frissac deve tornare ad occupare il rango che le compete. Arrivederci, papà Melicor. Non ti dimenticherò mai. Maledetti conigli, se non era per loro stavi ancora con noi. Diego, sarò sempre una dei vostri, una zingara. Voglio che gli amici lo sappiano. Ma allora perché te ne vai? Basta così. Vai, Isabella, ti stanno aspettando. E fatti onore. Certo, addio, papà Melicor. E grazie di tutto. Ti manderò presto mie notizie, sta tranquillo. Diego. Non dimenticherò nemmeno te. E appena possibile tornerò a trovarti. Addio. Addio! Buona fortuna, duchessa di diavoli!
Non che a Parigi mi trovassi male, anzi. Ma sono stata costretta ad allontanarmi. Ora non posso spiegarvi. Aloisio, vogliate scusarci? Margherita. Raccontate, Fabienne. La Galigai mi ha fatto allontanare, a questo punto. E perché? È un'invidiosa, era gelosa di me. Non le andava genio che in soli 2 mesi io fossi riuscita a diventare una delle più intime amiche della regina. Che serpe, che vipera. Insieme al suo disgustoso Concini, quella riesce sempre a dettar legge a tutti. Ma vedrai che la loro stella declinerà quando Luigi salirà al trono. Me lo auguro. Ma intanto sono di nuovo senza una casa, costretta a vagare da una corte all'altra. Se non temessi di perderti per la seconda volta, Fabienne, ti pregherei di riprendere le mansioni al mio fianco. Sai bene quanto apprezzi la tua compagnia. Allora, mi hai perdonata? Come puoi dubitarne? Spero solo che resterai. Sì, non mi tentano più i piaceri del Louvre. L'intrigo di corte non mi si addice. Ne dubito. Comunque anche qui sappiamo divertirci. Ma chi sono? Gilbert de Villancourt e mia cugina Isabella. Non fanno altro che cavalcare, battersi a duello e misurarsi alla pistola. Evidentemente non hanno ancora scoperto qualcosa che riesca a divertirli di più. È colpa di Belfagor che ha ceduto proprio sul finale, altrimenti non mi avresti superato. Vuol dire che rifaremo il percorso scambiandoci cavalli. Domani va bene? Non avevo mai saputo che avessi una cugina così avvenente. Mi dici dove l'hai tenuta nascosta finora? In campagna. E prima, a dire il vero, mi vergognavo a presentarla in società. Un po' per la sua età, un po' perché è cresciuta come un maschiaccio. Ma ora sto tentando di rieducarla. Ora capisco. E quell'assiduo accompagnatore? Non credi abbia già tentato di impartirle qualche leçon d'amour? No, no, per carità. Ma cosa ti fai venire in mente? Figurati che è stato incaricato ufficialmente di vegliare sulla sua incolumità. E anche sulla sua verginità, dunque. Oh. Oh. Ah, stai facendo progressi ogni giorno, Isabella. Mi batterai prima o poi. Bada, Gilbert, può succedere anche oggi. Sei bravissimo, Gilbert. Meriti davvero il soprannome di Coup d'Epée. E tu quello di Duchessa dei Diavoli. Ma la scherma non è il tuo solo pregio. Ti prego di perdonarmi, Isabella, ma io ti amo. Non sogno altro che vivere il resto dei miei giorni al tuo fianco. A Chateau Salem, forse? Ormai appartiene al barone von Nutter. Chateau Salem appartiene alla famiglia de Frissac. Non pensare più a quella vecchia storia. Il passato è passato. Ma non lo è per me. Gilbert, senti. Ormai la mia vita ha un solo scopo. Compiere la vendetta contro chi ha massacrato la mia famiglia. E tu devi aiutarmi. Sai bene che ormai il mio cuore e la mia spada ti appartengono. Ma come cavaliere del re non posso tradire la consegna di tenerti lontana da Chateau Salem. Ah, è così? Questo ti hanno ordinato? Sì. Ho giurato obbedienza prima ancora di incontrarti. Ma dopo hai conosciuto la mia storia. E sai che ho il diritto di riavere quello che è mio. Come puoi amarmi e insieme obbedire a un ordine tanto ingiusto? La Francia attraversa un duro momento. Non può alienarsi l'amicizia della Confederazione Germanica. Lo sai bene anche tu. È una questione di Stato. Sì, sì, me l'hanno detto 1000 volte, fino alla noia. Ma quando si dice d'amare, si sta dalla parte di chi si ama. E io ti amo,
ma non puoi e non devi chiedermi di anteporre le tue giuste rivendicazioni ai superiori interessi della corona. Al diavolo il re e la corona! Ma cosa dici, proprio tu? Sì, dico quello che penso. Mia madre era imparentata con la famiglia reale, eppure da cosa le è servito? Proprio niente! O vorresti sostenere che anche la morte dei miei rientrava negli interessi della corona? Un delitto si può sempre punire, anche senza ricorrere alla vendetta. È stato ucciso un paggio. E non la duchessa de Frissac. Vi ho forse spaventata? Mamma, che volete? Mi sembravate molto turbata durante il pranzo. Per tutta la sera non vi siete degnata di rivolgere la parola ad alcuno. Così sono venuta ad offrirvi un po' di compagnia. Grazie. Ma ora vorrei andare a letto. In questo stato non dormirete di certo. Quel che vi ci vuole è un buon bagno caldo, distensivo. Mentre vi aspettavo, mi sono presa la libertà di far riempire la vasca e ho profumato l'acqua con essenze orientali. Su, spogliamoci, faremo il bagno. Aveva tentato di strangolarmi nel bagno. Sono scappata e mi sono difesa. È tutto. Posso immaginare soltanto che fosse mandata da qualcuno. Credevo di essere al sicuro in questa casa. Allora il suo improvviso ritorno faceva parte di una congiura. Ne dubiti forse, ma tenteranno di nuovo, è gente decisa. Taci, per amor del cielo. Non posso pensarci. Fabienne Verdier, nata Krüger, da padre tedesco, o sbaglio? Ma che intendete dire? Nulla più di quanto ho detto, che la sua ascendenza mi sembra tedesca. Von Nutter, allora. Von Nutter, certamente. Ormai è sicuro che sono ancora viva. Teme che rivendichi Chateau Saleng e vuole eliminarmi. Sarà meglio che tu faccia perdere le tracce. Io conosco un convento. Ah, no, Margherita, no. Non è all'ombra dei chiostri che potrei lottare contro il barone von Nutter, lo sai bene. Gilbert, devi aiutarmi a compiere la mia vendetta. Isabella, ti scongiuro, abbandona i tuoi progetti. E voi, Visconte, ve ne prego. Abbiate cura di lei. Sarebbe triste se per causa sua dovessimo arrivare alla guerra con l'Alsazia. Gilbert, ascoltami. Potrai sorvegliarmi giorno e notte. Ma nessuno al mondo potrà impedirmi di sfuggirti. Arriverò al mio scopo anche da sola. Abbassate il ponte! Queste sono le posizioni chiave dello schieramento svedese. Vanno attaccate contemporaneamente al tramonto. Prima, con un'azione di disturbo dell'artiglieria da campagna. Poi, con la fanteria leggera dotata di frecce incendiarie. Scusate, signore, perché avete scelto l'ora del tramonto? Di solito è il momento meno opportuno per attaccare. Perché ho già guidato vittoriosamente 3 campagne contro gli svedesi.
e conosco a fondo le loro debolezze, Meyer. Chiedo scusa, barone. Cosa c'è, Gunther? Cattive notizie da Chateau Fontaine. Ora, fate attenzione. In guardia! Hopla! Imparate. Avete visto quanto è semplice? La stoccata, per essere corda. Va... Continua tu. Voi due, qui, mettetevi in linea. Che brutta cera. Guai in vista, fratello? Fabien Kruger ha fallito. Quella dannata Isabella è ancora viva. E te la prendi per tanto poco, con tutte le responsabilità che ti accolla il governo? Hai ragione. Ma il pensiero di quella lorenese mi preoccupa. È l'unica che potrebbe rivendicare queste terre. Quando è così ci penso io. Sì, ma stai attento. Ho già avuto troppe noie per questa storia dei De Frissac. Sta tranquillo. Da questo momento tu non ne sentirai più parlare. Ehi, Hans, vieni qua. La tua Isabella ha i giorni contati ormai. Contento? Sellami, Belfagor. Ma duchessina, la principessa mi ha detto di non sellarvi alcun cavallo. Non discutere. Muoviti. Sì, va bene, subito. Isabella mi preoccupa, è così impulsiva. Ma è impazzito. Principessa, la duchessina Isabella è fuggita. Misericordia, Elvira, ma cosa hai fatto? È stata lei che mi ha tagliato i capelli. Thank you.
Sei in trappola, bellezza! No! Lasciatemi, porci! È inutile gridare! Non ti sente nessuno. Sono solo un soldato e tu una nobile. Ma ti piacerà lo stesso. Sì, ora tocca a me, bella duchessina. E ne avrai il tempo. Batti sotto maiale! Vediamo se sei altrettanto bravo ora che nessuno mi tiene! Pietà! Pietà! Ora che sei lì, brutto bastardo, porco schifoso, osi chiedermi pietà! Forza, parla! Chi ti comanda? Da dove vieni? Da Chateau Salem, per ordine del barone von Nutter. Ah, è quello che supponevo. Siete ancora viva solo perché ho perso la testa. Avrei dovuto ammazzarvi subito. Miserabile, non meriti neanche il disprezzo di una de Frissac. Muori, merda! Gilbert. Oh. Se fossi arrivato prima, avrei potuto evitarti questo oltraggio. No, non parlare, Gilbert, ti affatichi. E non avere rimorsi. Hai rischiato la tua vita per salvare la mia. Una vita in cui c'è posto solo per l'odio e la violenza. Anche per l'amore, Gilbert. Purché dopo quanto è successo, tu lo voglia ancora. Certo. Gilbert. Credi di poterti reggere a cavallo? Sì. Conosco un luogo dove curano qualunque ferita. Sì, andiamo. Voglio guarire per aiutarti. Coraggio, allora. Appoggiati a me. Non sapevi che alle corti tedesche la prima arte è quella di amare? Tuo fratello sta diventando troppo intraprendente. E per la sua età e per le tue tasche. Alla prossima battuta di caccia la volpe sarai tu. Volpe, su. Lo so io come finiscono questi banchetti. Brindiamo alle nuove fortune del nostro casato. Dopo Chateau Salem, anche Lunville sta per cadere sotto il nostro potere. Lunga vita al miglior condottiero della Grande Alsazia. Vi ho preparato una sorpresa. Viva le donne del condottiero! Corri. Agli ordini, padrone. Che bello. Chiedilo in prestito a Eric. Se vuoi guadagnare questo denaro, dovrai mantenerti immobile e resistere a qualsiasi provocazione femminile. Se fallirai, sarai frustato a sangue. Nadia. Ha, 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 ha.
tatti da fare, altrimenti la frusta toccherà a te. Io scommetterei sul negro. Bene. Chi accetta? Ecco qua. Io. Se vi è concesso, io scommetterei sulla vittoria di Susanna. Ali dunque è così forte? Mi piacerebbe. Li abbiamo trovati nel bosco di Krubenfurt. Stanno arrivando in cortile. Quella bastarda di Isabella ha la fortuna dalla sua. Dovrò occuparmene personalmente e farla finita una volta per tutte. Diego! Esmeralda, Esmeralda, io ti amo, io sono innamorato di te. Lasciati plasmare!
Esmeralda, sei meravigliosa, anche infarinata, mi fa impazzire, io ti amo, sono sincero, te lo giuro, ti amo. Non è vero, tu ami solo Isabella. No, Isabella non esiste più, io l'ho dimenticata ormai, non esisti che tu per me, sono sincero, te lo giuro. Isabella, ha portato un ferito! È un nobile! Isabella! Isabella, non speravo di rivederti tanto presto. Ma cos'è successo? Il visconte è stato ferito, è grave. Se sono viva lo devo a lui, al suo coraggio. Aiutatemi, bisogna salvarlo. Conosciamo certe erbe che fanno risuscitare anche i morti. Kamako! Sì? Porta il visconte nella caverna. Sì, Melikur. Ma ora dimmi, perché sei tornato? Ascolta, Melikur, è arrivato il momento di agire, di passare all'attacco. Contro il barone? Poco fa, 4 dei suoi uomini hanno cercato di uccidermi. Lo immaginavo. Isabella! Isabella, dammi uno dei tuoi famosi schiaffi, duchessa, così se sogno mi risveglia. Diego, ma cosa ti è capitato? Ti sei visto? Sai, impastavo una focaccia e il lievito non montava. Su, Diego, non scherziamo. Isabella ha bisogno di noi. Vengo anche all'inferno con te. Se mi vuoi arrosto, mi porto lo spiedo. Grazie, caro Diego. Curate Gilbert e appena avrà ritrovato le forze, aiutatelo a raggiungere Chateau Fontaine. Intesi? Ma e tu che cosa vuoi fare? Ho in testa un piano per entrare nella tana del lupo senza destare sospetti. Che ti succede, Eric? Non ti avevo mai visto così freddo. Sono mesi ormai che mi lasci dormire solo. Perché adesso non mi dedichi la minima attenzione? Eppure un tempo non ti ero del tutto indifferente. Quella piccola cagna di Isabella occupa tutti i miei pensieri. Ma non per quello che tu credi. È riuscita a sfuggire per la seconda volta a un attentato dei miei uomini. Non so più se si tratta di un diavolo travestito da donna o di una dea bendata. Probabilmente i tuoi uomini sono degli incapaci. No. In tutto il territorio alsaziano non potresti trovare degli uomini più crudeli dei miei soldati e più fedeli al loro capo. Anch'io ti sono fedele. E i tuoi ordini è un piacere esaudirli. Anche se ti ordinassi di soffrire per me? Sì, provaci. Provaci, Eric. Arrivano le donne! Il barone, ve le dimenticate le donne? Eccomi qui, amici alsaziani, nobili guerrieri, per allietarvi vi ho portato le donne più belle di 12 paesi. Ecco a voi la prima, Nenè Fleur d'Azur, l'incantevole sirena di Provenza, la cui bellezza abbaglia come raggio di sole e ammalia gli uomini. 5 scudi, soltanto 5 scudi, per portar via questo fiore ancora fresco di rugiada. Bravo, è tua! Fate silenzio, porco mondo! Via! Oh, ecco a voi Angelica, la bella tra le belle, il cigno di Amiens, una stella di fronte alla quale le altre si vergognano di brillare. Tutta per voi, 4 scudi, soltanto 4 scudi! Angelica è una patriota e non chiede che il rimborso spese. La prendo io. Eccola, grazie. Pagamento per contanti. Così si fanno gli affari. Voi vi divertite e io incasso. E adesso il piacere di presentarvi Genevieve, la rosa più bella del mio vivaio. Però per lei ci vogliono almeno 30 scudi. E per 30 scudi è regalata. C'è qualcuno di voi che ha 30 scudi? 30 scudi! Mastro Nunez! Fatene, questa donna è mia! Mastro Nunez! Signore! Offro 100 scudi! Re!
Grazie, eccellenza, per questo onore che mi avete fatto. La mia Genevieve è vostra. E così saresti una zingara. Sangue gitano. Parli un tedesco corretto? Noi viaggiamo molto e abbiamo facilità per le lingue. Già, si capisce. Hai una pelle squisitamente bianca e morbida. Come se ne vedono poche da queste parti. Se non ti avessi visto scendere da quel carro, non avrei detto che sei una zingara che vive all'aria e al sole. Ho sempre curato la mia pelle con grande passione, fin da bambina. Mi bagno ogni giorno. E uso unguenti dei quali conosce il segreto una vecchia della nostra tribù. Preparala secondo i miei gusti. Con vero piacere. Vieni. Proverai qualcosa di nuovo, di estremamente eccitante. Il barone è un uomo raffinato ed esigente. Uomo di grande sensibilità e anche un profondo conoscitore d'ogni piacere e d'ogni vizio. Non c'è donna che non sia rimasta più che soddisfatta di lui. Eric, poi, è un amante perfetto, inesauribile. Fra le sue braccia ti sembrerà d'impazzire. Basta così. Sento già una strana sensazione. No, non vorrei che alla fine il barone avesse una delusione. Entra. Avanti. Splendida Genevieve. Tu sei nata per amare e per rendere felici gli uomini. Di farlo. Perché ti offro la metà del tesoro di De Frissac? Non ti sembra un buon prezzo? Che cosa ne sai tu del tesoro?
Vuoi che Isabella non sappia dove si trova il tesoro della sua famiglia? Ti ho offerto una scelta, decidi. O mi farai uscire subito di qui e allora avrai quello che ti ho promesso, oppure guarda tuo fratello. Come sta, dottore? Certo, sono due brutte mutilazioni, ma la vita del barone non corre alcun pericolo. Impazzirà. Impazzirà, ne sono certa. Grazie, dottore. Kurt. Dimmi, Eric. Voglio la testa di Isabella. Subito. Non avere fretta. La ragazza può esserci ancora utile. Fai quello che ti ordino e non discutere! Calma, fratello. Hai sempre fatto a modo tuo e ora la nostra famiglia è nuovamente in pericolo. Taci! Con le tue continue violenze hai allontanato tutti gli amici. Kurt, smettila! E se qualcuno rivendicherà la Lorena, sta sicuro che nessuno alzerà un dito per noi. Rammenta che io solo ho reso temuto e prestigioso il nome dei von Nutter in ogni corte d'Europa. Quindi, continua a occuparti delle tue ragazze. Torna ai tuoi svaghi, o te ne farò pentire! Ho sopportato per anni le tue minacce, ma ora basta! Farò valere anche i miei diritti. Costringerò Isabella a firmare un vero atto di cessione di questo castello e delle sue terre, poi la ucciderò! Eric! Eric! Meyer! Hunter! È il minimo che potevamo farle. E le faremo anche di peggio. Ma quando ve lo dirò io, intesi? Signore! Signore, sono Diego, sto aspettando Isabella. Ah, finalmente, speravo proprio di incontrarti. Dov'è la duchessina? È al castello, Visconte. Temo per lei. Spiegati meglio. Cos'è successo? Questa notte, all'ora prestabilita, ho lanciato una corda alla finestra del castello, ma non è scesa. Come va adesso? Ora sto meglio. Perché mio fratello non sapeva niente del tuo tesoro? Mio padre si aspettava un attacco dagli alsaziani, così l'aveva nascosto in un luogo sicuro. Capisco. Tu saprai se quel luogo è all'interno del castello o nei dintorni. Nel piccolo cimitero. Però sono sicura che da solo non riusciresti a trovarlo mai. Ti occorre la guida di chi conosce il segreto. Non giocare d'astuzia, con me non serve. Già. Potremmo intenderci bene noi due. Sappiamo vendere la merce al momento giusto e al rialzo. Farmi uscire sarà rischioso, ma guadagnerai una grossa fortuna. E io per un segreto guadagno la libertà. Dovrei fidarmi delle parole di una falsa zingara? Dell'onore di una de Frissac! È stata una pazzia. Avresti dovuto impedirgliela. Non l'avrebbe fermata un esercito, Visconte. Anche voi conoscete il carattere di Isabella, no? Purtroppo. Comunque dobbiamo cercare di aiutarla ad ogni costo. Bisognerebbe penetrare nel castello. Ma come? Melicur mi disse di aver salvato Isabella attraverso il passaggio segreto nell'antico cimitero. Ma io non so dove sia. Non resta che andarla a cercare. Tentiamo.